Eccoci, ragazzuoli. Come sempre, godiamoci questi primi momenti con il main team di Final Fantasy. Eccolo qua, bellissimo. Siamo nel quartier generale della Scia, eh? Abbiamo ottenuto la chiave dal sindaco e dobbiamo continuare a salire adesso. Per favore, lasciatemi riposare un po'. Non saremo noi a disturbare il tuo sonno. Da sopra vediamo che cosa c'è. Sopra non c'è niente. Qua sotto c'erano tutte le porte e abbiamo già preso tutto quello di cui avevamo bisogno. Questa è chiusa. Abbiamo un sacco di forzieri, tutti chiusi. Io do un'occhiata comunque, che non si sa mai, ma immagino siano tutti chiusi. Questi sono i nemici. Cioè, tutti questi nel remake li hanno fatti come boss, molto bravi. Molto molto bravi. E via, lo nobilitiamo. Miss con la magia. È mancato, li stiamo mancando tutti. Vabbè, chiamiamogli sto big shot. Vai, Barretto. Ok. Quella è chiusa. Niente, vediamo l'ologramma se ce lo fanno analizzare. Si è messo tutto in funzione. Un modello di Midgar, una città nata dal mago della terra. Qua dice sempre la stessa cosa. Questi sempre chiusi. Beh, proviamo ad andare ai piani di sopra. Questi sono chiusi. Questo men che meno. Sono più con furia. E non so se sia una buona cosa o meno.
permette di andare fino al 65° piano nello stabilimento scia. Il 65° è questo. Ma è chiuso a chiave. Perché non c'è il volume? Si è un po' buggato. Non se l'aspettava nemmeno lui di avere un combattimento qui. Ok, è tornato il volume. Abbiamo detto che quelli non posso aprire, questa è chiusa. Oh! Ha ricevuto un oggetto, parte di Midgar. Parti della città, del modello della città di Midgar. Alcune parti sono mancanti. Insegniamo le parti mancanti. Sembra che qualcosa si sia aperto. Quindi dobbiamo prendere tutti i frazioni. Uno alla volta. Molto bene. Dobbiamo ricostruire tutta la ferrovia. E noi la ricostruiamo. Possiamo velocizzare il processo facendo un bel perfetto. E questo chi è? Vabbè, è shottato. Bene. Questa è sempre sigillata. E via. Lockweed. Che è una Lockweed? Oggetti. Lockweed usa confusione su tutti gli opponenti. Vabbè, l'erba manda in crisi. Quella è sempre chiusa. Ah, giusto che c'è anche questa qua sopra. Archi di Midgar. Eccoci qua. Che si attacca da sola, tifa. Somersault Laird.
Limit, Somersault. Ah, non mi fa vedere. No, posso fare un check. Attacca un opponente, un nemico. Ok, togliamo la velocità. Chiave 66. Wow, sono stanca di portare in giro tutti questi file. Ma ho l'occasione di incontrare un sacco di ragazzi. Vedo che sono i benefici e i vantaggi di essere una segretaria. Una mia sensazione o la conferenza, la sala di conferenze puzza? C'è qualche sorta di odore che viene da qualche parte. Avranno un altro incontro esecutivo. Mi domando se sarà in merito all'incidente della piattaforma. Ehi, quando siete nel bagno, non sentite mai dei sussurri venire da qualche parte? Mi dà la sensazione di essere vivo, quella sensazione di muovere questo mondo solo con le mie mani. Avanti, stiamo costruendo il futuro della Mako e del Mako. Saliamo nel condotto. Ma che belli queste sezioni così, oh. Merda, quelle sono un sacco di divise. Abbiamo la stima dei danni del settore 7. Considerato che quelle industrie considerato tutte quelle industrie che avevamo costruito e tutti gli investimenti, i danni stimati si aggirano attorno ai 10 miliardi di gil. La stima di ricostruzione del settore 7 è di... non lo ricostruiremo. Cosa? Lasceremo il settore 7 così com'è. E ricominceremo il piano della Neon Midgar. Quindi gli antichi, la terra promessa presto sarà nostra. Voglio che aumentate i tassi del Mako del 15% in ogni area. Aumento delle percentuali, tralala. Oh, per favore, includete anche il programma spaziale nel budget. Arrive Scarlet, divideranno gli incassi extra dall'incremento delle percentuali di raccolta. Oh, signore, se aumentiamo le tasse, la gente perderà la confidenza, andrà tutto bene. I cittadini ignoranti non perderanno la confidenza, continueranno a credere nello scia ancora di più.
Dopotutto, siamo noi quelli che hanno salvato il 77 dall'Avalanche. Quel figlio di... Hojo. Come sta la ragazza? Come ragazza è inferiore a sua madre. Sono ancora nel processo di comparare la sua natura a quella di sua madre, Ifalna. Per ora la differenza è del 18%. Quanto tempo impiegheranno le ricerche? Probabilmente 120 anni. È probabilmente impossibile di finire nella nostra durata di vita. O nella durata di tutta la specie, se per quel che importa. È per questo motivo che stiamo pensando di clonarla. Così potremmo crearne una che può sostenere le nostre ricerche per un lungo periodo. E che mi dici riguardo alla Terra Promessa? Non ostacolerà i nostri piani? Quello è ciò che devo ancora preparare. La madre è forte, eppure ha le sue debolezze. E questo conclude il nostro incontro. Qualcosa puzza. Stavano parlando di Eris, giusto? Non lo so. Probabilmente. Allora seguiamoli. Qualcosa puzza. Beh, per forza, cioè siete collegati direttamente al cesso. Hojo, eh? Stiamo andando al 66esimo piano. E piano 66 sia. Mi ricordo di lui. Quell'ogio è in carico del Dipartimento di Scienze della Scienza. Cloud, non lo conosci? Questa è la prima volta che lo vedo in vita mia. Quindi è questo, lui, quello è proprio ogio. Questi che ci dicono? Con lui non possiamo neanche parlare, e con loro nemmeno. Stronzetti.
vediamo. La specie che Ojo mi ha chiesto... sono gli antichi. E qua ci sono delle guardie. '87 è un bel danno, eh. C'ha il doppio... Ice 2, wow! Questi sono forti. Sono soldati di prima classe. O sono solo degli scappatelli di casa. Mind blow. E la loco weed, come sempre. Eccolo qua oggi. È la specie di oggi? Sì. Iniziamo proprio adesso. Guardatela nel livello superiore. La mia preziosa specie. Preziosa specie? Prezioso specimen, più che specie esemplare. Il suo prezioso esemplare è destinato a essere usato come un esperimento biologico? Genova. Genova. Sephiroth è... quindi l'hanno portata qui. Cloud, Sephiroth. L'avete visto? Visto cosa? Si sta muovendo. È vivo? Dove stra... è la testa? Tutta questa storia è stupida. Andiamo avanti.
poison materia. Diamola a Bermet. E qua ci facciamo un salvataggio. Qua c'è Iris. È questo il suo nome? Cosa volete? E riportiamo Iris indietro con noi. Interusi. Adesso lo vedrò capire prima. Sto... Sono così tante cose frivole in questo mondo. Volete uccidermi? Non credo, Dofeste. L'equipaggiamento qui è estremamente delicato. Senza di me, come potreste manovrarlo? Ah. Esatto. Io vi raccomando di pensare attentamente e logicamente prima di fare una qualsiasi mossa avventata. Guardatemi l'esemplare. Cloud, aiuto! Cosa pensi di farmi? Penso di dare una mano a delle specie a rischio. Entrambe sono sull'orlo dell'estinzione. Se non li aiutassi, questi animali scomparirebbero. Animali? Ma è terribile! Iris è un essere umano! La pagherai! Beh, vuoi far qualcosa? Sì, signore. State indietro. Fermati! Cosa hai fatto? Oh, i miei preziosi esemplari! Oh, la nostra chance di prendere Iris. Grazie, Cloud. Cloud. Sì. L'ascensore si sta muovendo. Questa non è un esemplare qualunque. È un esemplare molto feroce. È piuttosto forte. Vi aiuterò. Grazie, Burfi, dell'aridino. Vediamo se c'è il mod che fa
lo shout out, se no te lo faccio io. Hello! Benvenuti ragazzuoli, siamo nel momento cruciale che abbiamo appena incontrato Ed. Per chi abbia già giocato Final Fantasy VII, quantomeno. Lascia che ti faccia uno shoutoutino. E abbiamo ripreso giusto giusto da dove ci eravamo lasciati poi ieri. Ovvero stiamo per fare casino all'interno del quartier generale dello Shirk. Che venga a nostro vantaggio o meno, diventa un casino. È opinabile la cosa. Il minimo che si può fare. Voi l'avete mai giocato Final Fantasy VII? O soprattutto, qual è il vostro Final Fantasy preferito? Io, col senno di poi, dopo avermi giocato i primi 6, il 7 lo ricordo ben poco, l'8 lo porto nel cuoricino, perché è stato il primo Final Fantasy che ho giocato, e anche se so che è abbastanza criticato sotto alcuni punti di vista, il primo Final Fantasy non si scorda. Però mi piace, di quelli 3D mi piacciono l'8 ovviamente e il 12 per il sistema di combattimento, anche se sono tutti belli a loro modo. Dei capitoli 2D il 6 resta il migliore ovviamente, ma il quarto è stata una bellissima sorpresa, molto molto bello. Sì, l'8, Final Fantasy 8 è stato il primissimo Final Fantasy che ho giocato, c'ho qua ancora tutti. Tra l'altro era uno di quei Final Fantasy che è uscito su 4 dischi e c'ho ancora qua la custodia originale con i 4 dischi infiniti, e è un odio amore, ma è più amore che odio. Squall, Rinoa e tutti quanti non si scordano. Io ho giocato per prima il 10, ma l'ho giocato, come l'hai giocato, per sbaglio? In che senso? Volevi giocare a qualcos'altro e ti sei ritrovata a giocare il 10? Il 10 è molto figo anche lui. Ma i Final Fantasy in realtà sono tutti belli, ognuno a modo suo. Ah, regalato, allora si è giocato. Ci sta. Un po' Tidus, che è un po' un bamboloccio, però la storia è bella. Yuna è molto... a me piace molto Yuna come personaggio. In ogni caso, siamo qui, abbiamo salvato Eris dalle ricerche dello scienziato pazzo Ojo. E anche Red è 13esimo, ci vuole aiutare. E abbiamo appena scoperto che, nonostante abbia l'aspetto di una iena, tigre, lupo, cose... non so, era un fan di Riku. Vabbè, anche Riku tanta roba. Ho fangarleggiato molto per Simur, mamma mia. Simur invece mi sta proprio sulle balle. Simur è proprio quel classico personaggio di Nomura che lo fa odiare. Simur è chiaramente Gina di Xenoblade 2. Il design è quello. Anyway, ha parlato? Parlerò con voi tutto il tempo che volete. Più tardi, miss. Ci prenderemo cura di quel mostro. Qualcuno prenda Iris da qualche parte e la porti da qualche parte al sicuro. Tifa, no, diamola a Barrett.
Perfetto, prenditi cura di lei. Qual è il tuo nome? Ojo mi ha chiamato. Ed è XIII. Un nome senza un significato qualunque per me. Chiamami come preferisci. Buona cena, buon appetito. Grazie ancora del vino. E lo lasciamo. Ed è XIII. Assolutamente sì. Avanti. Ok, ok. Quindi siamo contro Ojo. Ah no, la bestia che si è liberata da... Facciamo un bel bolt. Ah, ci ha avvelenati qua anche. Allora, veleno, no buono. Ci abbiamo gli antidoti apposta. Tifa, vai con... E facciamo un attacco fuoco a tutti. Esistenti comunque i... Picchiamo... Ok, il primo è andato. Vediamo di immobilizzarlo un attimo. Devo andare ancora con gli antidoti. Ah, questi li porta in vita. Quindi mi conviene attaccare lui e basta. Ah, però li porta in vita con molta meno... E qua lui devo attaccarlo con la magia, perché sennò non gli faccio un danno. Vabbè, veleno me lo tengo a sto punto. Sennò diventa un casino. Ok. Livello 13, 13, 12. Talismano. Prendi. Oh, quella è una materia? Eris, stai bene? Sembra che stia bene. E sotto molti punti di vista. Ho il diritto di scegliere, anche io. Non mi piacciono le cose... Ma con due gambe, zampe. Che cosa sei? Una domanda non... Ma uninformed non lo so. Una domanda lecita, ma difficile da rispondere.
sono quello che vedi. Dovete avere molte domande, ma prima andiamocene da qui. Vi farò strada. Cloud, quindi sei venuto per me? Mi scuso per quello che è successo allora. Stavo agendo solamente per prendere Ojo alla sprovvista. Ora che abbiamo salvato Iris, non abbiamo più bisogno di stare in questo edificio. Quindi andiamocene fuori dalle palle. Bernard molto, molto spiccio e terra con le parole. Se proseguiamo tutti e cinque assieme, verremo notati. Dividiamoci in due gruppi. Ok, mi porterei Red e Barnett. Solo perché sto facendo tutto questo anche per il... per l'achievement Best Bromance. Quindi abbiamo Red, Barnett, ok. Ci vediamo più tardi. Ti aspetterò all'ascensore del 66esimo piano. Noi andiamo per primi. Incontriamoci all'ascensore del 66esimo piano. Oh, questi picchiano, eh. Gli faccio brombio. Cavolo, se picchiano. Questi soldatucoli. Cloud c'ha già di nuovo la limite. Cloud OP. La Loco Weed. L'erba pazza. Ma fammi prendere quegli oggettini che sono sopra. Come diavolo ci vado sopra? Ah, di qua non posso passare. Vorrei prendere anche quei due oggetti che ci sono sopra la rete. Oh, il danno che fanno sti cosi.
Slipel. Mi addormento? Direi che mi addormento. Bravo, Ahmed. Una pozione o un'altra pozione? Tu? No, non uccidetemi! Ho fatto solo quello che oggi mi ha detto di fare. Da provarvelo, ecco. Questa è la chiave che vi permette di accedere al 68° piano. Lo farei se fossi io il nemico. Sta attento. Ti tengo d'occhio. E qua non c'è niente. Questo consuma gli MP, abbastanza useless, eh? Abbastanza useless consumare gli MP ai nemici. Anche perché di solito ne hanno talmente tanti che non ne vale proprio la pena. Dove stai andando? Tutti stanno aspettando all'ascensore del 66° piano. Volevo vedere cosa c'è al 69. Attacco le spalle. Lui di micro picchio così e basta. Ma qui Hatina Cloud che ha poca vita. Inizia ad avere anche pochi PM. Che cos'è? Potresti premere su, per favore? Ax, deve essere una trappola. Deve essere stata una vera avventura per te. Ti sei divertito? Ah. Eris però non c'è con noi, quindi è riuscita a scappare. Hanno preso anche voi?
Dov'è Iris? In un posto sicuro. È l'ultima degli antichi ancora in vita. Non lo sapete? Chiamano, sono abituati a chiamare loro stessi i Cetra, e vivevano migliaia di anni fa. Ora sono solo una pagina dimenticata nei libri di storia. Cetra, quella ragazza è una sopravvissuta dei Cetra? Cetra o antichi ci mostreranno la via per la terra promessa. Mi aspetto molto da lei. La terra promessa non è solo una leggenda. Anche se fosse, è troppo appetitosa per non perseguirla. No? È sempre stato detto che la terra promessa è molto fertile. Se la terra è fertile, allora deve esserci del mago. Esattamente. Ed ecco perché il nostro reattore mago produce i soldi, è necessario. L'abbondanza di mago. Lui era da sola. Quello è il posto dove Neon Midgar verrà costruita. La nuova gloria della scia. Brutto Shabbat, smettila di sognare. Oh, veramente, non lo sai? Di questi giorni... Di questi tempi, per far sì che i tuoi... sogni diventino realtà, basta avere potere e ricchezza. Beh, questo è quanto per il nostro incontro. E avanti, da questa parte. Aspetta un secondo, ho un sacco di cose da dirti. Not now, Bermet. Non è il momento. Se ci fosse qualunque altra cosa, parlate alla mia segretaria. Possiamo uscire? Penso che sia piuttosto difficile. Non mollare. Mi chiedo cosa stia facendo Bermet. Ehi! Iris è un'antica. E il vero nome degli antichi è Cetra. Gli antichi sanno dov'è la terra promessa. E la scia sta cercando per quella terra promessa. Ho solo sentito delle favole della terra promessa. Non lo so se esiste veramente. Non è così? No.
la scia vede che la terra promessa è piena di energia Mako. Il che significa che se la scia riesce ad arrivarci, prosciugheranno tutta l'energia Mako. E la terra verrà spazzata via. Il pianeta diventerà più debole. Non posso permetterglielo. Recruteremo nuovi membri. Io, Tifa, Claudio e anche Iris. A proposito, e te che farai? Sei così noioso. Nonno. Nonno? Nonno? Che c'è di così divertente? Niente, niente. Cloud, sei lì? Ci sei? Iris? Sei salva? Sì, sto bene. Lo sapevo che Cloud sarebbe venuto per me. Ehi, sono la tua guardia del corpo, giusto? L'accordo era per un appuntamento, giusto? Ah, ora capisco. Tifa? Tifa, c'è anche Tifa con te? Scusate. Sai, Iris, ho una domanda. Cosa? La terra promessa esiste veramente? Non lo so. Tutto quello che so è che i Cetra sono nati dal pianeta, parlano con il pianeta e sbloccano il pianeta. E dopo i Cetra torneranno alla terra promessa. Una terra che promette estrema felicità. Che cosa significa? Più che parole, non lo so. Parlare con il pianeta. E che cosa dice il pianeta? È pieno di persone e di rumori. Ecco perché non posso capire che cosa stanno dicendo. Lo puoi sentire adesso? Io lo sentivo solo nella chiesa dei Passifondi. La mamma diceva che Midgar non è più un posto sicuro. Quella era la mia vera madre. Un giorno lascerò Midgar, parlare con il pianeta e trovare la terra promessa. Ecco cosa ha detto mamma.
pensavo che avrei smesso di sentire la sua voce quando sei cresciuta, ma... Dormiamo. La porta è aperta? Quando si è aperta? Cosa è successo? Va, svegliati! Che succede? Qualcosa non va. Guarda fuori. Mi domando che cosa sia successo. Dovrebbe avere le chiavi addosso a sé. Avanti, Tifa. Vai a prendere Iris. Io andrò ad aiutare Barret e gli altri. Barret e Red, venite con me. Qualcosa... non va per il verso giusto. Come hai fatto ad entrare? Perché la porta è aperta? Deve essere stato attaccato da... Che mi ne sta succedendo? Nessun umano avrebbe potuto fare questo. Andrò in ava scoperta. Io farò pulizia qua. Quindi voi andate avanti. E non fatevi prendere dalla scia. Avanti. Seguiamo Red. È stata una strage, altro che. Genova? È uscita? L'esemplare Genova. Sembra che sia andato al piano superiore, utilizzando quell'ascensore per gli esemplari. Che suicide addirittura. Anche lui si ammazza. Ma quello di Fenice.
le diamo veleno. Salvataggino. Cosa diamine è successo? Sembra che la traccia di sangue guidi verso l'alto. Kengana! Madonna, il danno. Ok, Amis c'ha quasi la limite pronta. Cosa diamine è successo qua? Andiamo sotto dove mi fa andare prima. Da nessuna parte. Tifa. Vabbè, che tutte su Tifa. Dannato. Iniziamo qui a crearci, va? Piazzo shower. Scusa, fortissimi sti cosi. Fammi dare una curatina ad Eris. Poi vorrei portare in vita anche Tifa. Non su Eris. Thank you.
Ok. Altro salvataggino. E qua sopra ci abbiamo boss battle. Una katana. Una spada. È morto. Il capo della scia è morto. Allora, questa spada deve essere... è quella di Sephiroth. Sephiroth è vivo. Sembra così. Solo Sephiroth può usare quella spada. Mi importa chi l'ha fatto. Questa è la fine della scia. Per favore, non ammazzatemi. Cos'è successo? Sephiroth è arrivato. L'hai visto? Hai visto Sephiroth? Sì, l'ho visto con i miei stessi occhi. L'hai visto veramente? Perché dovrei mentire in un momento come questo? Ho sentito anche la sua voce. Ha detto qualcosa a proposito di non lasciarci ottenere la terra promessa. Quindi questo significa che la terra promessa esiste veramente e che Sephiroth è qui per salvarla dallo scia. Quindi è un bravo ragazzo, allora. Salvare la terra promessa? Un bravo ragazzo? Ah, impossibile! Non è così semplice. Io lo conosco. La missione di Sephiroth è differente. Amufus! Mi sono dimenticato di lui. Chi è quello? Il vicepresidente Amufus, il figlio del presidente. Quindi Sephiroth era veramente qui, in ogni caso. Chi diavolo siete voi? Sono Cloud, un ex soldier, prima classe. Io sono dell'Avalanche. Anch'io. E una ragazza floreale dai bassi fondi? Un esemplare di ricerca. Bella comitiva. Beh, io sono Rufus, il presidente della scia Inc. Sei presidente solo perché il tuo vecchio è morto. Esatto. E vi lascio ascoltare il mio discorso di inaugurazione. Mio padre ha tentato di prendere il controllo del mondo con i soldi e quello ha funzionato per lui. La gente credeva che la scia li proteggesse. Lavora alla scia, prendi la tua paga. Se i terroristi attaccano, l'esercito della scia
vi aiuterò. Sembrava tutto perfetto dall'esterno, ma io faccio le cose in modo diverso. Io controllo il mondo con la paura. Era troppo per il mio vecchio padre. Un po' di paura controlla le menti della gente comune. Non c'è motivo di sprecare dei bei soldi su di loro. Sembra che gli piaccia fare discorsi proprio come a suo padre. Guardate Hermes fuori da questo edificio. Cosa? Vi spiegherò dopo. Guardate, questa è una vera crisi per il pianeta. Cosa diavolo dovrebbe significare? Vi spiegherò dopo. Credetemi sulla parola per ora. Io vi raggiungerò non appena mi sarò occupato di lui. Va bene, Cloud. Cloud, ho appena pensato a qualcosa. Aspetterò, Cloud. Tutti quanti, andate all'ascensore. Diventerà abbastanza pericoloso da qui in poi. Dovremmo controllare il nostro equipaggiamento. Quindi tu c'hai All Fire, Poison e Restore. A te diamo Lightning, All, Sense e Restore. A te diamo All Ice, Sense, Steel e Cover. Ma intanto attacchiamo e basta. Ci uccidio 102 toglie. Maledetti. Ok, una cura di fenice. Il carro armato, ecco dove...
artiglieria principale. Va bene, curiamoci tutti quanti con la limit di Eris. Non so se con Nerhead convenga fare l'attacco magico. Però lo stiamo spaccando mica male. Abbiamo Bio. Non può attaccare, non può attaccare. Ok, poteva fare molto più danno. Nice. Ok, ed adesso lo curo. Cioè, questi erano tutti nemici che comparivano così e li hanno fatti da Dio nella remake. Molto, molto, molto bravi. Retina anche ad Eris. Ah, intanto non uso la limit, sprecata, usata solo per lei. Mettiamo una All Lightning e un Restore Fire, Poison e Ice. Via. O Cover. Mettiamo Cover. Perché vuoi combattere contro di me? Tu vuoi la terra promessa e sei Fiat. Esatto. Conosci che sei Fiat
è un antico. In ogni caso, non posso permettermi né a te né a Sephiroth di ottenere la terra promessa. Capisco. Allora, immagino che non saremo alleati. Qualcuno è avvelenato. Via, cane andato. Pa 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 pa. Ufus. Questo è tutto per oggi. Te ne vai così, Ufus? Peste protettiva è una... è un'altra guardia. Di qua non c'è niente. Se tocco la spada succede qualcosa? Niente? Niente di niente. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Un salvataggio. Pa 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 pa. Dov'è Rufus? Non sono riuscito a finirlo. Questo diventerà complicato. Vado io avanti. Guardi, siamo circondati. Se fossi da solo, questo non sarebbe un problema, ma ho la mia reputazione da proteggere. Vattene finché puoi. Non sono te che stanno cercando, sono io. Yeah, c'è. Non succederà. Sei stata immischiata in tutto questo a causa di Marlene. Ora è il mio turno di aiutarti. Ok, il tempo dei giochi è finito, figli di... Grazie, Mr. Barrett. Che stai chiamando Mr. Barrett? Non sembra per niente una cosa giusta. Beh, allora...
se magari avete finito di parlare, potrei suggerire che possiamo pensare ad un modo per uscire da questa struttura. Sì. Non hai neanche un briciolo di cuore, ragazzo. Proprio come qualcun altro che conosco. Hai per caso detto qualcosa? Neanche una parola. Quindi, che facciamo? Beh... Tifa, dov'è Cloud? Tutti quanti, di qua! Eh? Che succede? Dov'è Cloud? Sta arrivando, veloci, veloci! E via con l'APK. Cioè con l'APK, ma di che cavolo stiamo parlando? Bellissimo. Controlla la moto con i tasti direzionali e salva i tuoi amici dal camion della scia e dalle truppe inseguitrici. Attacca a sinistra, attacca a destra, menu, formal party. E direi start game. Cioè comunque sta cosa ai tempi per PS1 era effettivamente... riusciamo a colpirli o... Addirittura i cambi di inquadratura, proprio.
Ma che bello, eh. Però mi sa che loro non hanno... non hanno materie equipaggiate, vero? Esatto. ...272. Molto bene. Cambio assetto. Pa-pa-pa. Devo dare una curatina a tutti con Cloud. Ne ha di vita. Tu 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 tu. Adesso fa di nuovo la doppia fiammata. Bam. Easy. Che cosa facciamo? Se Fiammata è vivo, devo sistemare questa faccenda. Salverà il pianeta. Così sembra. E allora vengo anch'io. Vengo anch'io. Ci sono cose che ho bisogno di sapere. A proposito degli antichi? Molte cose. Allora, credo che sia un addio, Midga. Tornerò alla mia città natale. Verrò con te per quanto possibile. Credo che questo sia l'inizio del nostro viaggio. È pericoloso, sei sicuro di voler venire? Ma sai,
dovrebbe essere tutto a posto se manterrai la tua promessa. Sai cosa? La prima volta questa è la prima volta che lascio Midgar. È pericoloso, sei sicuro di voler venire? Sapevo l'avresti detto. Abbiamo detto alla mamma di Eris che di andare in qualche posto sicuro. Così Marlene dovrebbe essere al sicuro. Sì, lo sarà. Ha detto che non voleva stare a Midgar, non più almeno. Magari è per il suo bene. E allora... Let's go. Abbiamo bisogno di un leader per questo viaggio. E ovviamente, quello potrei essere solo io. Lo credi davvero? Io credo che dovrebbe essere Cloud. E va bene. Vai a nord-est, vicino a una città chiamata Calm. Se qualcosa succede, ci incontreremo laggiù. Sapete, non possiamo andare tutti assieme là fuori, è troppo pericoloso. Dividiamoci in due parti. Prendo Barret e Tifo. Ciao! Guarda Iris che carina che ha fatto ciò con la manina. I suoi quattro poligoni in croce. Nella mappa del mondo puoi accedere al menu in ogni momento e selezionare salva per salvare il gioco. E direi che noi possiamo fermarci qua. In 5 ore abbiamo fatto quello che tutta la parte prima del remake. Oh. Siamo giunti nell'open world. E da qui tante tante cose nuove anche per me. Quindi, ragazzuoli, direi, ci sentiamo next time. Notte, notte.